ci troviamo in una situazione storica molto difficile. L'incremento di quello che sono, quantomeno la sensazione di reati predatori, e non solo la sensazione ma anche nei numeri, una difficoltà che abbiamo nella gestione della sicurezza di tutto il territorio. Un problema, par sempre che noi parliamo di quello, però alla fine è un problema che esiste ed è gravissimo, che è quello dell'immigrazione. Immigrazione significa non solo un sistema di accoglienza, ma anche un sistema di controllo, un controllo che va fatto sugli italiani, un controllo che va fatto sugli stranieri. E avere delle forze di polizia che oggi quasi all'unisono lamentano difficoltà, carenze, carenze di equipaggiamento, carenze di uomini, carenze di mezzi. E non da ultimo un problema come quello relativo alla retribuzione. Trovarsi con una sospensione dei rinnovi contrattuali da anni, che è stata sancita e dichiarata come illegittima sotto profilo costituzionale, mette di fronte il governo e la maggioranza a una responsabilità enorme. La responsabilità è quella di rimuovere ciò che è incostituzionale. E quindi si deve provvedere quanto prima a sistemare, rettificare e superare quello che è stato il blocco dei rinnovi contrattuali, perché pensare che oggi degli agenti di polizia possano avere addirittura, signori, 150 euro in più in busta paga al mese, al giorno d'oggi nelle nostre condizioni, per una famiglia, per un agente, per una persona, 150 euro al mese significa tanto, significa quasi tutto.